Continuamente vediamo l'operaio di Napoli che si è bruciato per i debiti. Dico, quindi qua dobbiamo cominciare a capire che il reddito di cittadinanza deve diventare una garanzia per la continuità vitale della persona umana. Qua non è che noi chiediamo la luna dentro al pozzo, noi chiediamo il minimo assicurato, con la dignità giuridica, cioè col diritto di pretendere la proprietà propria, non l'elemosina. Vede, dottore, noi che ragioniamo da uomini comuni siamo d'accordo, però magari gli altri che stanno sulle alte sfere non la pensano così. Io sono cattolico, la responsabilità morale è individuale, io devo stare d'accordo con la mia coscienza e basta. Quando sono d'accordo con la mia coscienza, quello che dicono gli altri non me ne frega niente. Questo è il punto centrale. Ecco perché non è che quando uno va al padre, se uno crede nell'aldilà, sai che diceva Leone Tolstoi? Diceva, se manca la fede in Dio, viene meno la ragione dell'onestà, e c'aveva ragione. L'onestà è la sete di giustizia, ma la sete di giustizia, se non è sorretta da una fede religiosa seria, la gente può dire sì, è come la mania di farsi un'ubriacatura con qualche litro di vino. No, la sede di giustizia è la legge morale che è creata da Dio. Se uno capisce questo passaggio, che non esiste legge senza legislatore, allora uno comincia a dire io devo comportarmi secondo giustizia. Noi siamo partiti con questo scopo, di rispettare la legge morale. E allora abbiamo detto qual è oggi il grande dramma? È il suicidio da insolvenza, è la malattia sociale che è stata profetizzata dalla Madonna di Fatima, quando ha detto verrà il momento in cui i vivi invidieranno i morti, chi si suicida invidia il morto, allora io devo prendere il posto e andare insieme al morto, come mi suicido? No, questo no, non lo vuole nessuno. Ma questo l'operaio di Napoli, quando noi abbiamo visto alla televisione il sindaco di quel paese che è stato rincorso e preso a calci, non era il fatto dell'aggressione al sindaco, perché magari quello lì, anche se poteva avere le sue responsabilità, era solamente l'obiettivo, il simbolo di un sistema, hai capito? Ecco perché la gente si è incazzata. E la lei pensa, mi scusi, prego. Lei pensa che questo sistema, io ci credo, gliel'ho già detto prima, possa essere allargato ad esperienze più ampie, diciamo, non solo guardia crede, qualcosa di più. Io non solo ci credo, ma ne sono sicuro, perché, vede, quella che noi portiamo avanti è quella che i sociologi chiamano un'idea forza. Le idee forza sono quelle che cambiano la storia e devono avere almeno due qualità, la novità e la semplicità. Questa è anche la terza caratteristica, che è la verità. Ecco perché noi siamo rassegnati a vincere, perché non possiamo perdere. Dobbiamo vincere allora. E come no? La ringrazio proprio. Grazie a lei, cordialmente. Bene. Qui, pronto? Pronto? Sì. Salve, dunque volevo, poi eventualmente avrò modo di parlare con qualcuno in redazione, le volevo dire se ha importanza che comunque... io volevo mettere a disposizione nella mia città anche una sede per la vostra iniziativa, perché ci credo tanto. Di dov'è lei? Di Sulmona. Ah, benissimo. Quindi eventualmente poi avremo modo di sentirci, sì, magari al di fuori. Sono ben disposto a dare dei locali di mia benissimo proprietà. Benissimo, grazie, è una cosa importante. Una prima, un passo avanti. Certo. Va bene. Come no? Non lo so, se poi... Dunque, le dico subito, noi adesso stiamo facendo una rete di contatti e noi, per esempio, verrà probabilmente a Guardia Grele il senatore Cesare Monti della Lega, che è il presidente dell'Associazione dei Comuni della Rete, è una rete di 200 comuni. Tutti sono interessati alla moneta proprietà del portatore. Naturalmente questo sommato all'attivazione di una moneta proprietà del portatore, perché, e questo è il punto centrale,
Non vi è incompatibilità tra il CIMEC e la moneta corrente, perché la moneta corrente è proprietà della banca. Questo nasce di proprietà del portatore. Ma se la banca centrale è una società, ci possono sorgere tante altre società. Certo, però oltretutto non ha niente a che fare con la moneta corrente, perché il valore indotto non è quindi valore basato sul debito inesigibile, come ha detto Ciampi, il governo Ciampi, quando ha fatto il progetto di legge. Comunque, guarda, io sono perfettamente bene, d'accordo, e sono disponibile. Allora, benissimo, si metta pure in contatto con noi, io sto a Guardia Grele, le posso dare anche il mio telefono, sta sull'elenco, 0871 82188 sta sull'elenco, oppure anche, insomma, mi può trovare via Largo Botteghe 3 a Guardia Grele. Io sarei ben contento, perché mi sembra una cosa giusta. Poi assumono, lei come si chiama? Per televisione, credo. Vabbè, è una cosa politica. Allora le do il mio anche il mio cellulare. Sì, ecco, se lo prenda. Sì. Sei due. Ecco. Mo speriamo che non mi arriva le valanghe di telefonate. Ecco. Avrei veramente, sarei molto contento di nome, come, non dica il cognome, ma di nome lei come si chiama? Benissimo. Allora io so che lei sono anche stato un suo alunno, professor, quindi so che quello che lei dice lo pensa da anni, quindi c'è la coerenza. Benissimo. Grazie. Grazie a lei. Avremmo voluto sentirci a breve. Benissimo. Arrivederci. Pronto? Buonasera professore, sto seguendo la sua trasmissione. Da fastidio c'è un rientro da parte del televisore o mi sente? No, sento benissimo, mi dica. Io le volevo chiedere una cosa, ho seguito alcune volte la sua trasmissione, ma ancora non sono in grado di dare un giudizio. So che la cosa è molto interessante, però grazie. Le volevo chiedere questo. Io ho un conto corrente presso una banca e noto che gli interessi sul saldo attivo è così basso che a fine anno, anche avendo una certa somma a disposizione, non copre il costo del conto stesso. Ora, se uno presta una somma di denaro e percepisce un tasso elevato, viene chiamato un certo nome che lei ha detto più di una volta. Sì. E se la banca dà un tasso di interesse così basso, come potremmo chiamarlo, quella banca, quell'istituto di credito, qualunque cosa che esso sia? Guardi, io le dico una cosa, noi purtroppo abbiamo, ho detto che questo sistema basa sulla regola dell'associazione a delinquere. La denuncia che io ho fatto l'8 marzo del 93 dopo un congresso all'Università di Teramo sta agli atti. Io ho fatto la denuncia. Naturalmente, che significa questo? Io, dopo aver fatto questa denuncia, sono stato invitato all'Hotel delle Quattro Stagioni a Rieti. Era presente qualche centinaio di persone in sala e due senatori, Natali di Ascoli e Belloni di Rieti, due senatori, dico i testimoni. E allora, a un certo punto, dopo aver fatto questa denuncia, è venuto al microfono il direttore della Banca d'Italia, di Rieti.